Fine anno si conclude anche per il Partito Democratico della città di Pagani, ultimi scorci anche per qualcuno che è desideroso di tesserarsi al PD. Sì, è un momento importante, ci avviamo alla chiusura della campagna di tesseramento 2014 e con questa iniziativa pubblica vogliamo dare un ulteriore segnale di esistenza del Partito Democratico in città e dare la possibilità ai nostri cittadini di aderire alla nostra proposta politica con garantendo da parte nostra il nostro massimo impegno per le esigenze quotidiane della città, del nostro territorio, che ahimè diventano impellenti ed urgenti. Infatti state comunque lavorando molto, anche se dal fronte dell'opposizione, un'opposizione più che altro costruttiva, più che oppositiva. Beh, questa è stata sempre, stato sempre il pensiero, il modo di operare del nostro partito. Abbiamo sempre avuto chiaro l'idea che una città, un territorio difficile come il nostro, che vive mille difficoltà, non ha certo bisogno di ostruzioni gratuite, di no a prescindere. Il nostro partito, anche in consiglio comunale, cerca di svolgere il suo ruolo al meglio, quello dell'opposizione, di vigilare e di non ostacolare proposte che possano rivelarsi poi benefiche per la città. Continua la campagna di tesseramento, un tesseramento che è già cominciato nei mesi passati con un lavoro continuo che il Partito Democratico, formato da vari giovani e non solo, continua a portare avanti l'idea di rinnovamento e di crescita per il bene della città. Ne parlavo con il segretario cittadino, lei esponente del Consiglio Comunale, all'opposizione, ma un'opposizione comunque costruttiva, indicativa in alcune circostanze. Sì, il nostro intento è quello di far crescere Pagani. Per far crescere Pagani c'è bisogno di fare un'opposizione che sia costruttiva, quindi che ci siano le proposte, non ci siano solo critiche. E il nostro gruppo si sta preoccupando proprio di questo, i nostri giovani si stanno preoccupando di trovare la soluzione a quelli che sono i problemi della nostra città per far sì che loro possano crescere bene e possano crescere bene i nostri figli.